Beehive State, lo stato dell'alveare. Oggi vi parlo dello Utah. Ciao, sono Chris, bentornati in questa serie dedicata agli stati americani e come potete vedere oggi lo faccio direttamente dal territorio, infatti sono in Utah, in uno dei parchi nazionali presenti in questo stato. Ma cominciamo dall'inizio, 3,4 milioni di abitanti, città principale e capitale, non succede spesso, Salt Lake City, 200.000 abitanti. Stato conosciuto per i paesaggi naturali, per i mormoni, per i burger al pastrami, per dei parchi nazionali e per degli impianti sciistici. Parliamo di business. Che cosa c'è in questo stato che può dare opportunità lavorative? Bene, la produzione del sale, l'estrazione del carbone, lavori governativi, ne vorrei sapere di più, e l'allevamento di bestiame. Cosa si dice in America di questo stato? Lo Utah è ovviamente tra i migliori stati per tutte le attività in esterna, sia in inverno ma in tutti i periodi dell'anno, perché ovviamente c'è la neve, ci sono le montagne, ci sono gli impianti sciistici, ma ci sono canyon, panorami meravigliosi. Ma andando un po' più nel dettaglio, le persone, gli abitanti dello Utah, dopo vi dirò come si chiamano, sono riconosciuti e apprezzati per la loro gentilezza e ospitalità. Il lago salato è tra i più grandi del mondo, la qualità del miele è di altissimo livello, per chi ama le strutture abbandonate e le città fantasma, è il vostro stato. Ve ne segnalo due, Silver Reef e Frisco. Aggiungo inoltre, non so quanti siano gli amanti o gli interessati a questa cosa, ma è lo stato di riferimento per gli scavi archeologici. Ovviamente è teatro di tantissime scene super dei film, ve ne segnalo alcuni, 127esima ora, Thelma e Louise e diverse scene dei diversi film di Indiana Jones. Parte importante che riguarda il cibo, nulla da segnalare, non ho trovato niente di caratteristico di questo stato se non una salsa per condire insalate o patatine. Però troverete nei deli e nei diner di questo stato tantissimo pastrami. Non che arrivi da questo stato, ma ne servono tanti. Utahn o Utahns? Ecco il nome degli abitanti. Il costo della vita in questo stato è più alto, 14%, rispetto alla media nazionale. L'impatto è dovuto principalmente ai costi per la salute, servizi clinici, medici, costano un po' di più, e anche case, soprattutto comprarle, mentre cibo e affitti sono leggermente più bassi delle medie nazionali. Ma adesso vi dico di più. Il salario medio purtroppo è basso rispetto alla media nazionale, 48.000 dollari l'anno, per chi vuole saperlo in ore, 23 dollari l'ora. Un buon salario in questo stato è considerato almeno 75.000 dollari l'anno. Dicevo delle case che hanno un impatto importante sul costo della vita, effettivamente comprare una casa in questo stato costa più di 500.000 dollari mediamente, mentre con gli affitti ce la caviamo. Poco meno di 1.000 dollari per uno studio, 1.200 dollari per one bedroom, 1.300 dollari per due stanze da letto. Infatti gli affitti hanno un 1% meno rispetto alla media nazionale. Come sapete, in questi video faccio tre tipi di classifiche, le 5 cose assolutamente da vedere, la mia top 3 e le 3 cose inusuali. Da qui vi voglio raccontare le 5 cose assolutamente da vedere in questo stato. E inizierei subito da chi ci sta ospitando, e cioè da questo parco nazionale
il Parco Nazionale dello Zion. Aggiungerei a questo punto Bryce Canyon e Monument Valley. Mob è una cattedrale un po' particolare. Passiamo a questo punto alle tre cose inusuali, iniziando dal Nine Mile Canyon. Poi Hole in the Rock. E Saltair. È il momento di passare alla mia top 3, ma ci vuole un punto più alto. Terzo posto per Homestead Crater Midway. Fifth Water Hot Spring. E al primo posto il Singing Canyon, il canyon canterino. Vediamo abbia preso perché è un po' lontanino. Questa è la mia versione dello Utah, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, datemi un feedback anche di cosa ne pensate di questi video girati direttamente in loco, ovviamente quando è possibile. Bene, mi fermo qui, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.